Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Non può mancare l'appuntamento mensile con la nostra saga dei talenti sprecati, l'appuntamento che ricorda figure di calciatori che, pur avendo assaggiato il calcio che conta e in alcuni casi esserne anche stati protagonisti per molti anni, non sono riusciti ad arrivare al top come le loro caratteristiche tecniche avrebbero potuto lasciar presagire. Concentriamoci dunque su questo nono appuntamento di talenti sprecati. Avevano tutto per sfondare in Serie A, ma qualcosa è andato storto. Dario Dossi. Tempo fa un articolo del Corriere della Sera ha ricordato come durante la sua carriera Francesco Totti abbia lasciato la maglia numero 10 solo a 5 giocatori nelle squadre in cui ha giocato. Alla Roma a Giuseppe Giannini e Daniel Fonseca negli anni giovanili, prima di diventare il riferimento giallorosso nel ruolo. In nazionale a Massimo Brambilla nell'Under 21 e ancora prima a Dario Dossi, straordinario talento bresciano, arrivato a giocare solo 13 partite nelle rondinelle ma talmente forte negli anni giovanili, da aver giocato nelle nazionali Under sempre con i classe 1976, pur essendo lui un 77. Sergio Vatta, all'epoca CT della nazionale Under 17, stravedeva per il mancino di Dossi, che con Totti divideva la camera, ma la 10 era la sua, mentre all'allora pupino spettava l'8. Memorabile un'azione a Wembley contro l'Inghilterra, Dossi fa ammattire i parietà inglesi e si guadagna un rigore che proprio Totti trasforma. Su come le cose siano andate diversamente per Dossi e per Totti, lo stesso Dario l'ha presa con filosofia. Che lui fosse un giocatore fuori dalla norma era chiaro già allora. Io mi tengo stretti i miei ricordi, custoditi nel cuore e in una stanza di casa. Potevano essere punti di partenza, la fortuna non mi ha aiutato granché e sono stati punti di arrivo. Vivo però il mio presente senza rimpianti. Ray Volpato. Il peso di un nome, essere un Ray nel calcio non è mai facile, ma Volpato tra il 2003 e il 2004 sembrava poter proseguire nel rapporto tra Padova e Juventus che 10 anni prima aveva lanciato un certo Alessandro Del Piero in nazionale. Proprio dal Padova i bianconeri lo pescarono e lui ripagò subito facendo vincere alla primavera juventina il torneo di Viareggio, accompagnando anche il successo con il titolo di capocannoniere. Si comincia a parlare di Volpato come futuro attaccante della nazionale. Lui passa in prestito al Siena e realizza una doppietta decisiva contro l'Udinese. Come spesso accade, queste storie finiscono male a causa di un infortunio. Volpato nella primavera 2006 riporta un grave infortunio, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, vedendo interrompersi l'avventura in campionato sul più bello. Da lì non sarà più quello di prima, anche andando incontro a problemi di tesseramento, ma l'infortunio ha sicuramente stroncato il salto di qualità che pareva per lui imminente. Raffaele Sergio. Nativo di Cava dei Tirreni, la Lazio lo pesca nel 1989 nel Mantova. Sembra una scommessa, e invece una rivelazione. Raramente un salto dalla Serie C alla Serie A è stato così efficace. A 23 anni Sergio sembra un veterano, il 30 dicembre 1989, con la Lazio che rifila un tris al Napoli di Maradona, sembra davvero nata una stella. Con la Lazio arriverà fino alla convocazione in nazionale nel 1991, ma la discontinuità inizia ad essere il suo tallone d'Achille. Passa all'ambizioso Torino, dove riesce a vincere la Coppa Italia, poi al Napoli e all'Udinese, dove da esterno vede nascere il 3-4-3 di Alberto Zaccheroni che cambierà la storia del club friulano. Ma il rammarico resta nell'aver solo intravisto quel grande terzino sinistro che sembrava poter ripercorrere la grande scuola italiana nel ruolo fino ad arrivare alla maglia azzurra. Nonostante la spinta sulla fascia che lo equiparava agli attuali esterni moderni, arrivò solo alle soglie dei massimi livelli. Andrea Gasbarroni.
Da Volpato, il Rei di Dolo in provincia di Venezia, passiamo a Gasbadona, come Andrea Gasbarroni era stato soprannominato. Essendo un vero dribblomane, si capisce che i limiti del suo mancato salto ad altissimi livelli siano stati mentali, come gli disse una volta Luciano Spalletti, che si rivolse così a lui dopo un Parma-Roma. Ogni volta che gioco contro di te, tu sei il migliore in campo, però ogni anno ti ritrovo sempre in queste squadre qui. Tu hai qualcosa dentro che devi capire e risolvere, perché chiunque ti veda in campo, anche solo una volta, pensa, questo non può non giocare a livelli superiori. Pur essendo stato nel 2000 il trequartista gioiello della Juventus Primavera, si è dovuto accontentare di allenarsi a fianco con Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero, senza mai esordire in maglia bianconera. Tra Palermo, Sampdoria e Parma riesce a far vedere cose interessanti, ma complice anche qualche infortunio, non riesce a centrare mai il vero salto di qualità. Rufo Emiliano Verga. Quando in una squadra è presente un grande campione, è quasi obbligatoria la caccia al suo erede, colui che potrebbe ripercorrerne le orme in maniera pedissequa. E nel Milan degli invincibili, dalla difesa capitanata da Franco Baresi, l'erede del Kaiser Franz viene individuato in un ragazzo biondo, difensore centrale, capace di giocare a testa alta, come solo i fuoriclasse del ruolo sanno fare. Rufo Emiliano Verga fa l'esordio in Serie A nella stagione della grande rimonta rossonera sul Napoli, ma è ancora acerbo e viene mandato a farsi le ossa a Parma, club con il quale Arrigo Sacchi mantiene ottimi rapporti. 17 presenze e anche 2 gol realizzati nella sua esperienza emiliana, ma col tempo le ginocchia cominciano a tradirlo, oltre a un temperamento in campo non propriamente da guerriero. Ma il problema principale sono e restano sempre le ginocchia fragili. Quando nel 1991 passa alla Lazio cercando un'operazione di rilancio in grande stile, lo si vede più in panchina con le borse del ghiaccio sulle gambe, piuttosto che in campo, dove colleziona solo 6 presenze. Va ancora peggio a Firenze, dove scende in campo solo 4 volte. Si ritira a soli 30 anni, con la media di un'operazione subita ogni 18 mesi. Ciro Muro. Si è parlato molto di mentoring nel corso di questo video, da Dossi che ha vissuto la giovinezza al fianco di Francesco Totti, a Verga che ha imparato a difendere all'ombra di Franco Baresi, fino a Gasbarroni e i suoi allenamenti con Zidane. E allora come non citare Ciro Muro, in gioventù mago delle punizioni, che vinse lo scudetto al Napoli al fianco di Diego Armando Maradona. Le sue specialità erano le bombe a foglia morta e un talento che nella stagione a Pisa, con 29 presenze e 4 gol, sembrava aver lanciato una stella. Invece quello che era considerato un maestro fu in realtà un peso insostenibile, pur nella storica stagione del tricolore. Raccontò Muro: potevo essere titolare, ma nel ruolo che poi occupò, con risvolti decisivi per la squadra, Francesco Romano. Dove stava il posto giusto per me c'era già Diego. Fui felice per lo scudetto della squadra che amavo, ma sento più mia la Coppa Italia. Alla Lazio cerca una dimensione più personale, ma c'è qualche screzio con Fascetti, con il quale si confronta apertamente. Arriva alla fine a chiudere la carriera nelle serie minori, forse sorpassato da un calcio sempre più focalizzato sull'aspetto atletico piuttosto che su quello tecnico. La saga dei talenti sprecati continuerà. Se hai altri nomi da suggerire per i prossimi capitoli, scrivilo nei commenti. Nel frattempo, come sempre, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!